Io spero che voi siate iscritti al mio canale perché oggi è l'unico giorno di settembre in cui non sono invitata ad un matrimonio, eppure mi sto preparando per andarci. Ma ciao a tutti i picciotti, guardate che sono giovanile con queste unghiette blu. Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Elisa True Crime si sta impadronando di me. Oggi nello specifico non sono invitata a nessun matrimonio, ma se mi seguite su Instagram e avete visto gli scorsi video sapete che questo mese ho avuto 3 matrimoni, un battesimo e ho un altro matrimonio tra 15 giorni. Per cui sono diventata particolarmente brava nella scelta dei vestiti, ho speso un patrimonio nel trucco, è velocissimo e semplice, però che dura e non mi fa lucidare, ma sono diventata super brava anche con i capelli perché in nessuno di questi 3 matrimoni mi sono avvalsa della collaborazione di un parrucchiere perché non ho avuto mai... A Genova non sapevo proprio da che parrucchiere andare, ma a Palermo, nonostante io abbia un parrucchiere di fiducia, ho deciso comunque di affidarmi alle mie capacità, che non sono, diciamo. Quindi in questo video faremo insieme trucco parrucco e vi farò vedere indossato l'outfit del matrimonio di Francesca, quello di Genova, che forse mi rigioco per il matrimonio di ottobre, non so. In generale, quando devo prepararmi per un evento un po' più carino, per cui devo essere un po' più elegantina, comincio facendo i capelli e poi dopo mi dedico al make-up, così nel frattempo i capelli si assestano. Per la piega di oggi utilizzo un ferro del brand T3, e si chiama Whirl Trio. Trio perché si acquista in un set con altri 2 coni, ma in realtà ogni cono può essere acquistato singolarmente e anche la base può essere acquistata da sola. Questo set ha un cono, che è quello che utilizzeremo oggi, di 25 mm. Uno più grande, bellissimo per delle onde morbide, bellissimo soprattutto se avete i capelli spessi, che è di 38 mm. E uno che è un vero e proprio cono, in realtà questi sono più dei tubi, che ha una base di 32 mm, poi in punta è 19. Il mio preferito è il cono da 25 mm perché le onde mi vengono quasi tipo beach waves, quasi naturali, mi piace tantissimo. Questo brand, questo ferro nello specifico, potete acquistarlo su Douglas ed è da lì che l'ho ricevuto, ma anche su Lookfantastic, quindi lo potete trovare in sconto. Ecco qua che arriva lo sponsor di questo video, che è un servizio di cashback. Vi ho già parlato di Lety Shops quando abbiamo fatto un video con i vestiti indossati di Shein. Infatti Lety Shops è un servizio di cashback che potete utilizzare da computer o, come faccio io, dall'app. E la cosa fichissima del cashback in generale, non so se vi siete ancora approcciati a questo mondo o comunque ne avete sentito parlare, è che voi fate acquisti su un sito, quindi pagate il prodotto a prezzo pieno o se avete sconti, comunque lo pagate e poi dopo un po' vi torna indietro una percentuale che è proprio quella del cashback. E questo è quello che fa Lety Shops. Lety Shops è un servizio totalmente gratuito e funziona veramente su tantissimi siti, cioè non immaginate su quanti siti in realtà voi potete ottenere il cashback. Tipo anche da MediaWorld potete ottenerlo, e se non l'avete richiesto quando avete comprato il televisore e il frigorifero, vi giuro che vi mangerete le mani. Vi faccio vedere come funziona. È semplicissimo da telefono, ma in realtà è semplice anche dal computer. La cosa figa dell'estensione da computer è che la scaricate direttamente sul sito di Lety Shops e poi non c'è bisogno che ogni volta vi andate a controllare la lista dei brand, dei negozi da cui poter ottenere il cashback grazie a Lety Shops. Basta andare su un sito e quando l'estensione si colora di verde, allora vuol dire che Lety Shops, quindi il servizio di cashback di Lety Shops, è possibile applicarlo al sito in cui state navigando. Dall'app, se siete più persone che utilizzano il telefono con grande costanza tipo me, è semplicissimo. Basta andare sull'Apple Store se avete iPhone. Se avete un telefono col sistema Android, non ho idea da dove scarichiate l'app, ma si può scaricare. Scaricate Lety Shops e vi iscrivete se non avete ancora un account. La registrazione è assolutamente gratuita. Io accedo sempre con Facebook. Tra l'altro, se vi iscrivete per un certo periodo di tempo avete addirittura un extra cashback. Guardate, su Shein il cashback è del 20%, altissimo in questo momento, sarà tipo una promo. C'è anche la possibilità di utilizzare il servizio su Booking, MediaWorld, vi dicevo, Decathlon, su ASOS del 6% è anche alto, Sephora, Lookfantastic, ma anche il Libraccio, Zalando, Privé, Douglas, Adidas, veramente raggio un sacco di siti, anche Yux. Per esempio, andiamo su Douglas, visto che adesso useremo il ferro di T3, ma ancora non ho capito come si chiama questo brand. Cosa succede? Che voi fate un acquisto, quindi andate su Douglas, cercate T3 per esempio,
Comprate l'arricciacapelli. Lo acquistate, attendete un periodo che è sempre scritto. Per esempio qua su Douglas c'è scritto attesa media per l'accredito del cashback 60 giorni. Dopo 60 giorni sul saldo del vostro account Lady Shops si ricarica il cashback. Non so se mi sono spiegata, spero di essere stata chiara. Se avete bisogno di altre delucidazioni scrivetemi, perché secondo me è un servizio veramente fichissimo. Non costa nulla ma vi fa risparmiare. Vero è che non risparmiate al momento dell'acquisto, ma dopo un po' vi arrivano questi soldini sul vostro account, che tra l'altro potete anche trasferire su PayPal, e poi magari vi comprate un'altra cosa perché vi sembra che ve li stanno regalando. Questo ferro ha 5 impostazioni di calore, io lo terrò alla terza, che sarà tipo un 180 gradi o 200 massimo. Con questa posizione che sembra un po' scomoda, arrotolo i capelli, lascio sempre la punta fuori. In realtà a me non viene per nulla scomoda questa posizione, ce ne sarà una più semplice probabilmente. Intanto non prendo delle ciocche troppo piccole, perché in realtà io non voglio un'onda molto definita, cioè voglio soltanto dare un movimento ai miei capelli, ma spero sia il più naturale possibile. Devo mettere in piega i capelli del lato sinistro, lo faccio col ferro nella mano destra a punta in giù. Quindi arrotolo i miei capelli intorno al ferro e lascio libera la punta che non metto in piega. Tengo in posa qualche secondo e poi sciolgo tirando i capelli dalla punta. In questo modo secondo me l'onda viene più morbida. Non c'è nessuna evidenza empirica, è più che altro una fissa. E come vedete io qua dietro ho i capelli tipo di una forma stranissima, non riesco a capire se mi siano diventati mossi o semplicemente dovrei pettinarli quando li asciugo col phon, cosa che non faccio più da un pezzo. Come vedete queste onde vanno dal lato opposto rispetto al mio viso, però non hanno niente a che vedere col boccolino, restano sempre comunque molto morbide. Adesso credo di dovermi alzare da qua, andare davanti a uno specchio perché non so che cosa sto facendo. Ok, ho quasi concluso la mia piega, in realtà ci ho messo 3 secondi anche perché, come vi dicevo, le ciocche che prendo sono anche abbastanza grandi perché mi piace che la pettinatura venga il più naturale possibile. Una cosa super positiva di questo ferro è che i capelli vengono veramente lucidissimi e credo che sia proprio merito suo, visto che io oggi manco li avevo pettinati i capelli quando li ho lavati. So che ha vinto un sacco di premi, questa cosa mi fa troppo ridere che i phon o le piastre per capelli possano vincere dei premi. Questa piega è fighissima anche sui capelli corti, perché la facevo sempre, ma comunque secondo me ve l'ho fatta vedere altri 6 miliardi di volte, non è nulla di nuovo sul fronte occidentale, ma secondo me la fate anche voi così, eh? In realtà ho scoperto che anche con la stessa mano destra posso fare questo movimento. Comunque il fatto di non mettere in piega le punte mi dà un'aria un po' più sbarazzina e meno apparecchiata, diciamo. Tra l'altro se avete i capelli mossi in questo modo potete agire soltanto su alcune ciocche. Ok, la piega è fatta, io la amo perché come vedete alla fine sono soltanto delle onde molto morbide. Quando voglio un po' più di volume alla radice metto dello shampoo secco proprio nella zona più vicina al contorno del viso e muovo un po' i capelli così diventano alla Serena Van der Woodsen. Altrimenti nulla, non metto lacca, non metto nessun olietto, non metto proprio niente. Se nel corso delle ore queste onde scendono un po' non mi dispiace, perché mi piace proprio che sia tutto estremamente naturale. È arrivato il momento del make up viso e utilizzerò 3 primer. Questo mattificante di Too Faced per la zona T, e quindi lo metto sulla fronte, sul naso e sul mento. Utilizzo poi questo primer di Burberry che è leggermente satinato sulle guance. È proprio un gel luminoso. Se avete una pelle normale o secca, anche se nel caso in cui l'abbiate secca dovete utilizzare una crema abbastanza idratante sotto perché questo gel è leggerissimo, secondo me può essere utilizzato su tutto il viso perché non lascia glitterini ma soltanto un aspetto radioso. E poi utilizzo questo primer per la zona del contorno occhi. E questo primer è un po' luminoso perché ha tipo una perlescenza rosata al suo interno e poi mi distende un po' tutte le rughette, mi lascia la pelle abbastanza
abbastanza liscia, quindi è più semplice stendere poi il correttore. Ho provato questa combo fondotinta e sono rimasta illuminata, perché il Double Wear di Estée Lauder è assolutamente il mio fondotinta da grandi occasioni. Con questo non mi lucido mai. Questo fondotinta sapevo fosse perfetto per pelli misto, grassi, e quindi l'avevo ordinato da Farmacosmo, ma purtroppo era presente soltanto sta colorazione un po' scuretta, quindi avevo detto vabbè, lo prendo così lo provo in estate. In estate poi non ho mai messo il fondotinta, ogni anno mi devo ricordare che in estate io sento troppo caldo per mettere il fondotinta, quindi adesso sono molto più chiara, per cui ho fatto una combo di entrambi senza vedere effettivamente se le due formule stessero bene insieme, e mi sono innamorata dei due fondotinta insieme, anche se adesso vorrei acquistare il mio colore di questo fondotinta, perché secondo me è lui che mi ha fatto innamorare della combo, perché sul viso manco sembra di avere il fondotinta, ma la pelle è levigatissima, sembro quasi di porcellana, senza però che si crei spessore sul viso, e non mi sono mai lucidata. Agito bene e faccio un mix a seconda del mio colore. Penso che adesso di questo non dovrò mettere ancora meno rispetto a prima, perché mi sto schiarendo tanto. Del Double Wear di Estée Lauder io ho la colorazione 1W2, di quello di Clinique invece ho la Golden Neutral, e sfumo bene tutto il fondo con la spugnetta. Forse è un po' più giallino, però in realtà il collo è ancora più scuro. Comunque sfumo bene tutto con la spugnetta di Mesauda, spugnetta bellissima. Non mi sono ancora rassegnata all'idea di prendere lo specchio e quindi mi sto truccando senza specchio. Questo potrebbe essere anche la challenge, mi trucco senza specchio. Secondo me questo mix di fondotinta che ho fatto è un po' troppo scuro, ma tanto non devo andare da nessuna parte. Le occhiaie si vedono tantissimo. E quindi utilizzo questa combo. Il One Stroke di Mesauda nella colorazione C70, che è un po' aranciato. E poi il Close Up Concealer di Nabla nella colorazione Cream Beige. Quindi mi metto un po' di matitone e lo sfumo con questo pennellino che vi facevo vedere nello scorso video. Un po' ovunque il correttore di Nabla, lo sfumo questa volta con la blender, perché questo è un correttore molto pastoso e va lavorato bene, quindi preferisco sfumarlo con una spugnetta che un po' di prodotto se lo beve, piuttosto che col pennello, perché altrimenti l'effetto è troppo pesante e gessoso. Momento best cipria dell'anno, questa è una mini taglia della cipria di Charlotte Tilbury che io ho nella colorazione numero 1 e l'ho acquistata da Sephora. Adesso mi dedico agli occhi. Utilizzo questo primer di Morphe, fisso le sopracciglia con il gel fissante di Espresso. I prodotti di Espresso hanno un pack un po' particolare, perché il gloss che mi piaceva tantissimo mi è esploso in borsa. Questo mi si sta distruggendo nella zona del tappo. Preleva un po' troppo prodotto, infatti io lo metto e poi tolgo via l'eccesso e modello bene le sopracciglia con un altro scovolino. Il make up che ho fatto per il matrimonio di Fra era semplicissimo e ho utilizzato questa palette di Nabla, la Side by Side Nude Palette. Palette che secondo me, se siete appassionati di nude, non potete non avere, cioè è veramente bella. Utilizzo il color carne su tutta la palpebra e sotto il sopracciglio, così mi aiuto a sfumare bene i colori che metterò sotto. In realtà il make up che sto per fare è veramente semplicissimo, anche perché di solito do tanta attenzione ai capelli e poi ho pochissimo tempo in queste occasioni per truccarmi. Colorino per la piega, in questo modo ristabilisco un po' i volumi e mi do uno sguardo un po' più sveglio e allungato. A questo punto con questo pennellino di un set di Nabla, questo è l'N201, è la Cupid's Arrow nella colorazione Arrow, ossia questo matitone marrone sempre di Nabla. Traccio una linea sottile all'attaccatura delle ciglia e inizio a sfumarla, perché fondamentalmente il mio make-up occhi sarà un eyeliner sfumato. Vediamo se riesco a farlo in videocamera senza fare un bordello. Quindi faccio una piccola linea. Prendo un po' di matitone per tracciarmi una linea un po' più precisa verso la fine e capire in che direzione andare.
E adesso che ho questa cosa un po' grezzina, neanche troppo bella, con questo marrone più scuro vado sopra la linea che ho tracciato e la sfumo un po'. Un po' esagerato con la lunghezza della linea. Questa mi è venuta un po' meglio. Visto che non voglio linee nette, mi aiuto a sfumare tutto con un pennellino pulito. Questo è un pennellino penna. Dopodiché prendo un pizzico di nero e lo metto all'attaccatura delle ciglia nella parte più esterna. E poi con un colore luminoso vado nell'angolo interno. Per questi matrimoni ho utilizzato questo mascara di Catrice, che ha uno scovolino minuscolo e incurvato. Non dà particolare volume o lunghezza, però separa bene le ciglia, le incurva molto. Devo dire che con l'eyeliner sfumato, però un po' più intensificato all'attaccatura, queste ciglia così ben separate, però non effetto ragnetto, mi piacciono tantissimo. E questo mascara non mi ha dato problemi allo struccaggio, ha resistito benissimo alle lacrime. Torniamo al viso con questo skin bronzing di Nabla, che è un po' più freddo rispetto agli altri skin bronzing e quindi lo utilizzo quasi un po' per fare il contour. King Glazing, sempre di Nabla. Ne metto pochissimo, ma in generale io di blush ne metto poco, perché secondo me è la cosa meno naturale sul mio viso. Altra ossessione di quest'estate, skin glazing in Amnesia. Per il matrimonio di Francesca in realtà sono stata molto più precisa con questo eyeliner sfumato, ero lì davanti allo specchio, facevo un trattino alla volta, prendevo fiato, qua sono stata un po' più grossolana, l'abbiamo buttata un po' più in caciara. Comunque quel giorno non indossavo nulla sulle labbra, niente, soltanto il burro cacao. Potremmo mettere insieme il rossetto di Belen. Soltanto che questo è il rossetto di Belen, vediamo se è messo senza matita. Con la matita, che è molto grigia, mi sbatte tantissimo. Anche così forse mi sbatte un po', però non mi dispiace. È molto sheer con questa perlescenza, che però un po' si sente sulle labbra. Però è figo. Niente di stratosferico, pazzesco, complicato, però un trucco da una persona normale che, come tutte, ha due codine che sono completamente diverse. Questo è il look completato. Considerate che io mi truccavo esattamente così quando andavo all'università. Identica. Con la naked mini, come si chiamava? Eccolo qua il vestito che ha fatto impazzire il web. L'ho preso da una stilista palermitana che ha un atelier che si chiama Paolè. Non so come si possa acquistare se non siete palermitani. Io so che lei ha un piccolo store o forse tipo vende all'interno di un negozio a Panarea. So che sta facendo un temporary store, forse a Milano, forse a Roma, non lo so. Fatto sta che i suoi vestiti secondo me vanno provati da lei, perché poi lei te li modella al corpo. Ovviamente avendoli fatti sa come dovrebbero stare. Questo vestito è bellissimo perché ha una fantasia bellissima, è super colorato e poi è un modello delizioso. Ha la parte del seno con uno scollo profondo che arriva sin sopra l'ombelico, tutta la schiena praticamente nuda e una gonna molto ampia. A questo vestito ho abbinato la borsina che ho realizzato io. Se volete vedere come l'ho fatta, ho fatto un video che vi lascio in una scheda informativa. E poi ho indossato queste scarpine di Zara che ho preso da poco, quindi le trovate anche in altri colori se non sbaglio. Penso costino una trentina di euro, hanno un tacco non troppo alto, la scarpa è un po' con la punta affusolata, sono super comode. Che carino, mi piace troppo questo vestito. Allora, la manichetta deve stare così secondo la stilista, infatti il bottone è stato spostato in modo tale che io riesca a non perdere il braccio, ma in modo tale che non si possa abbassare in nessun modo la manica. Infatti faccio una fatica incredibile a tirarla qua su e basta, e qua su resta. Così fa questo effetto un po' a campana nelle braccia, un po' signorina per bene. Nonostante comunque il suo essere signorina per bene, lo scollo è abbastanza profondo, così tanto profondo che io non posso mettermi così perché sennò si vede tutto il seno, devo stare dritta. Io l'ho posto il problema, ho detto alla stilista: ma se mi metto così? E lei mi ha risposto: non ti devi mettere così, devi stare dritta. E quindi questo. In realtà avrei potuto mettere il biadesivo di The Zenith, ma non mi interessava. La schiena è abbastanza scoperta, però
la gonna ha un doppio strato e quindi non è proprio leggerissima. Ci sono tantissimi colori in questo vestito. La scarpa sta benissimo perché somiglia ad uno dei colori del vestito, ma la borsina sta benissimo perché somiglia ad un altro dei colori del vestito. La gonna è bella ampia e così si può ballare facendo così. Niente, io ho ricevuto tantissimi complimenti su questo vestito. Avevo trovato un abito di un brand che non ricordo, credo fosse parigino, che era più o meno simile, il concetto era simile, perché secondo me questo è un vestito delizioso per qualsiasi tipo di cerimonia, non è troppo impegnativo ma allo stesso tempo è elegante. E niente picciatti, questo video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, ringrazio ancora tantissimo Lety Shops e vi invito a dare un'occhiata giù nell'info box per il prossimo video a tema matrimonio. Non credo di rifare trucco, parrucco e outfit, penso che vi farò vedere in un video soltanto tutti gli outfit che ho indossato per questi matrimoni. Se avete dei consigli scrivetemeli in un commentino. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su se vi è piaciuto e se mi volete bene iscrivetevi al canale per la stessa ragione e seguitemi su Instagram. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!